Riprendiamo in questa 89esima conversazione l'analisi del decreto del 1918, osservando come l'esiguo numero delle istituzioni potesse consentire solo a minoranze residenti di usufruire totalmente dell'istruzione musicale a scopi professionali. Probabilmente per ovviare a tali limitazioni venne introdotta la figura del candidato privatista, proveniente da scuole e docenze private. Dislocate anche nella maggior parte delle regioni, prive dell'istituzione pubblica, al quale veniva garantita la possibilità di sostenere in conservatorio i vari esami di licenza sino al conseguimento del titolo finale. La liberalità di tale normativa non poteva certamente prevedere all'epoca quel che si sarebbe verificato nei decenni successivi in tale ambito, ma avremo occasione di riparlarne più avanti. Per concludere l'ampia panoramica sul decreto d'esame, ci sembra utile riprodurre quanto gli articoli 234 e 239 indicavano e specificavano in merito all'attività artistica vera e propria dei reggi conservatori. Pare evidente come le componenti didattiche ed artistiche mostrassero una profonda coesione di intenti nel processo formativo del musicista, compositore, cantante o strumentista e che la stessa istituzione si situasse e si conformasse in un contesto e in un alveo ben definiti dell'istruzione pubblica, senza fraintendimenti sulla natura secondaria o universitaria della sua struttura, in quanto diversamente collocata o intesa per una sua connaturata unicità ed una peculiarità non assimilabile ad altri ordini di studi. A riguardo rileviamo che eh, anche quel che venne compreso con la semplice denominazione di esercitazioni tenderà nel prosieguo della normativa a costituirsi e suddividersi in ulteriori corsi complementari, esercitazioni orchestrali, esercitazioni corali musica da camera, musica d'insieme per strumenti a fiato e musica d'insieme per strumenti ad arco inoltre il decreto negli articoli 244 e 253 Definiva anche l'organizzazione sistematica delle biblioteche all'interno dei conservatori. L'ultimo articolo, il 264, collocava le istituzioni nello specifico settore dell'istruzione pubblica, artistica e musicale. In definitiva, il decreto del 1918 rappresenta, a nostro puro mirabile avviso, quanto di meglio si potesse concepire un secolo fa per riordinare e strutturare l'istruzione musicale. Come avremo modo di verificare, la normativa succedutasi fino alla terminale e sciagurata riforma del 1999 a volte ha introdotto taluni miglioramenti, modesti o rilevanti cambiamenti, sovente peggioramenti e incongruenze, se non inutili imposizioni e forbianti innesti di altre strutture. Dobbiamo considerare al riguardo che il successivo reggio decreto del 21 dicembre 1923, numero 3123, consacrato all'ordinamento dell'istruzione artistica, poneva semplicemente all'articolo 1 tutti gli istituti ed enti che hanno il fine di promuovere l'arte e l'istruzione artistica sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione ed erano significativamente governati per mezzo della Direzione Generale per le antichità e belle arti. In base all'articolo 34, i reggi conservatori di Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Parma e Roma avevano come fine e scopo l'educazione musicale e dovevano essere governati dalle norme in vigore per gli istituti governativi esistenti. L'articolo 35 stabiliva inoltre che il direttore del conservatorio fosse assistito nel governo dell'istituto, oltre che dal consiglio di amministrazione, da un consiglio delle scuole composto di tutti i professori. Del resto, l'importanza attribuita a tale figura nel generale ambito musicale poteva evingersi anche da quando prevedeva la eh, contestuale normativa in relazione alla sua nomina specificamente regolamentata in cotal modo dal successivo Reggio decreto del 28 aprile 1927, numero 801, all'articolo 3. Venivano palesati pertanto la volontà e lo scopo di assicurare ai conservatori una dirigenza stabile ed all'altezza delle tradizioni musicali italiane. Altri intendimenti in illo tempore, come possiamo agevolmente rilevare, specie se riferiti o rapportati a quanto prevedono le norme correnti in materia. Con il Regio decreto dell'11 dicembre 1930, numero 1945, furono introdotte sostanziali innovazioni nella struttura dei conservatori, non tutte volte tuttavia a migliorare l'ordinamento dell'istruzione musicale. Riportiamo opportunamente quando prevedevano i primi tre articoli. come possiamo evincere veniva eliminato il corso fondamentale integrato nel corso di solfeggio e ridotto a soli tre anni il perché di tale soppressione è ancora avvolto nel mistero in effetti negli intenti degli estensori della primigenia normativa una straordinaria valenza e importanza didattica era attribuita al primo anno del corso fondamentale concepito e strutturato come preparatorio preliminare e propedeutico proprio ai fini dell'individuazione Attraverso lo studio della teoria e della letteratura musicale, di quelle attitudini musicali che potessero consentire al docente di, guida, di guidare ed indirizzare l'allievo verso una mirata scelta dello strumento. Conseguentemente, la durata dei corsi principali, denominati scuole, si arricchiva di un ulteriore anno e si suddivideva in tre periodi: inferiore, medio e superiore, per le scuole decennali. Composizione, organo, pianoforte, violino violoncello, e in due periodi inferiore e superiore per tutte le altre. Più dettagliatamente, nelle scuole decennali il periodo inferiore aveva la durata di cinque anni, in medio di tre anni e di due il superiore. Quattro più tre più tre, tuttavia, nelle scuole di composizione e di direzione d'orchestra. La ripartizione in due periodi era comune alle scuole degli strumenti a fiato. Sette anni 5 più 2 per le scuole di flauto, di oboe, di clarinetto e di fagotto, 6 anni, 4 più 2 per le scuole di corno e di tromba e trombone. La scuola di contrabbasso seguiva la medesima ripartizione settennale dei legni, due periodi anche per i 9 anni della scuola di arpa, 7 più 2, e i 5 della scuola di canto, 3 più 2. Per quanto concerne i corsi complementari, comuni a tutte le scuole, erano i corsi di solfeggio, tre anni nel periodo inferiore, di materie letterarie, tre anni nel periodo inferiore, per gli alunni strobbisti di licenza media, di storia ed estetica musicale e di cultura musicale generale, due anni nel periodo medio per le scuole decennali e nel periodo superiore per le altre. Inoltre il corso complementare di pianoforte, tre anni nel periodo inferiore. Era comune alle scuole decennali di strumenti ad arco, che nel periodo superiore erano aggravate anche dal corso di quartetto. Maggiore aggravio di corsi complementari per le scuole di composizione e di direzione d'orchestra. Cinque anni di pianoforte complementare, con inizio dal primo anno del periodo inferiore. Tale corso venne poi integrato da un più logico percorso didattico di ben nove anni, quasi una scuola parallela, denominata lettura della partitura ripartita nei classici tre periodi, ossia 4 più 3 più 3. Poi un anno di organo complementare e canto gregoriano, un anno di letteratura poetica e drammatica e un anno di letteratura italiana per gli alunni sprovvisti di diploma di maturità nel corso medio e infine un ulteriore anno di storia di estetica musicale nel periodo superiore. In compenso gli allievi di composizioni erano esonerati dal corso di cultura musicale generale. Va anche rilevato la similarità delle scuole di composizione e di direzione d'orchestra nei periodi inferiore e medio. In pratica solo nel periodo superiore si differenziava, ovviamente nei programmi di studio e nelle prove d'esame, il percorso. Simile aggravio per la scuola di canto, tre anni di vera forza complementare nel periodo inferiore e un anno di letteratura poetica e drammatica e arte scenica nel periodo superiore. La complessa articolazione delle scuole e dei corsi complementari prevedeva una diversa formazione delle classi e una conseguente distribuzione degli orari di insegnamento. Il tutto era così sintetizzato dall'articolo 15. Si fatta regolamentazione uniformava nell'ordine degli studi sia i sei conservatori reggi sia gli istituti musicali pareggiati sorti in altre città. Senza ripercorrere la storia specifica, sull'intero territorio nazionale già dall'Ottocento erano sorte scuole civiche ed istituzioni musicali. Il Regio decreto del 15 maggio 1930 numero 1170 dettava le complesse norme per il loro pareggiamento. Successivamente per gran parte di tale istituzione iniziò un costante processo di statizzazione che si tradusse in una conseguente proliferazione di conservatori, non uniformemente distribuita territorialmente. Si rese necessario pertanto sopprimere la stessa autonomia didattica. Tale autonomia costituiva un incommensurabile privilegio ed una specifica risorsa delle primigene istituzioni musicali probabilmente il graduale aumento della popolazione scolastica e la conseguente moltiplicazione dei corsi ne costituiva il limite obiettivo. Purtroppo, come già accennato, il recupero di tale autonomia appare oggi come una conquista per la nuova regolamentazione dei propri accademici di primo e secondo livello, conseguenti alla legge di riforma. All'epoca eh, si doveva anche procedere contestualmente alla redazione completa per tutte le scuole e i corsi complementari dei programmi d'esame per i reggi conservatori di musica. Ma ne parleremo tuttavia nel nostro prossimo incontro.